Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi Vlogmas 19, dove vi faccio vedere il menù della vigilia di Natale. Allora, il menù è sempre abbastanza simile, anche se tutti gli anni cerchiamo di fare qualche piccola modifica. Partiamo con l'antipasto, con i crostini di salmone affumicato con puntarelle e olive nere. Noi normalmente il salmone affumicato lo mangiamo sempre alla vigilia di Natale, ma lo facciamo semplice nel piatto con un pochettino di limone. Invece quest'anno ho trovato questa ricetta e sicuramente faremo questa. Dopodiché proseguiamo con insalata di polipo con patate e insalata di rinforzo. Queste due insalate le trovate in un video dell'anno scorso di Natale, che vi metterò sicuramente nell'info box, dove vi spiego passaggio per passaggio esattamente come farle. Dopodiché passiamo alle pettole. Io ho scritto pettole fritte, ma chi è di Foggia sa che è sottointeso che siano fritte. Queste naturalmente, di queste naturalmente farò un video che però pubblicherò dopo le feste di Natale. Come primo invece, per lavarci la bocca, passiamo alle linguine al tonno. È un piatto tipico che giù si mangia la sera della vigilia e quindi lo riproponiamo anche noi. Come secondo invece abbiamo varie proposte di secondo, quindi abbiamo sicuramente il baccalà al forno e il baccalà fritto. Poi per chi piace il capitone fritto, questo normalmente lo mangiano gli uomini di casa, e come contorno delle patate e della zucca fatta al forno. Mia suocera le fa insieme, patate e zucca al forno che vengono straordinarie. Finalmente passiamo ai tanto attesi dolci. Allora, sicuramente tutti i dolci che vi ho fatto vedere nel vlogmas precedente ci saranno tutti. In più ci sarà il panettone artigianale, il pandoro, le cartellate, che quelle mia suocera non ce le ha spedite per corriere perché chiaramente si potevano rovinare. Appunto il trionfo di dolci della tradizione, gli strufoli, che anche quelli sono buonissimi e li fa sempre mia suocera, però mi sa che quando viene su li ha già fatti, non li fa qua, quindi di quelli non posso fare la ricetta purtroppo. Per poi concludere con i liquori che fa sempre mia suocera, quindi liquore al basilico e limoncello. E invece noi abbiamo trovato una crema al mandarino deliziosa. Il Vlogmas sta per concludersi, io ne approfitto come sempre per ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere nessun prossimo video in uscita e se questo video vi è piaciuto lasciare un bel like e anche magari un commento. Rinnovo come sempre i miei più calorosi auguri per un ottimo e sereno Natale. E noi ci vediamo domani con un altro nuovo Vlogmas. Ciao a tutti!